Buongiorno e buona domenica a tutti quanti. Siamo sulla seconda parte della passeggiata che stiamo facendo su un pezzettino del libro di Filippesi. Il libro di Filippesi è un libro molto importante, ma in un tratto specifico Paolo ci indica le cose che possiamo fare. Abbiamo detto che il Covid ci ha detto tutte le cose che non possiamo fare. Noi invece vogliamo concentrarci sulle cose che possiamo fare in Cristo. Abbiamo parlato 2 settimane fa, non so se vi ricordate, che in Cristo possiamo avere gioia nonostante quello che ci succede intorno, nonostante il fatto che viviamo in un momento felice, in un momento sbagliato, perché le nostre priorità sono differenti, sono quelle che abbiamo in Cristo. Questa settimana vogliamo vedere che in Cristo possiamo essere gentili. È una parola un pochino strana, vedremo che cosa significa essere gentili. Immaginatevi di essere al supermercato, magari voi avete fatto la spesa, cioè avete un carrello di roba dalla cassa, state arrivando alla cassa e mentre state alla cassa, state per mettere i vostri acquisti sul rullo della cassa, dietro di voi arriva una persona, magari anziana, con un carrello che ha un bel po' di cose dietro di voi, è anziana, ha un bastone, zoppica. Cosa fate? Cosa fate? Allora, puoi decidere di non fare nulla, no? È giusto, attendi il tuo turno, quella passerà dietro. Pagare e andare via, non hai fatto nulla di male. Oppure puoi farla passare davanti, puoi magari aiutarla a mettere la roba dal carrello sul nastro del supermercato, della cassa del supermercato, puoi aiutarla ad imbustare il suo materiale, puoi accompagnarla con i sacchetti fino alla macchina. Cosa penseranno le persone della tua azione? Beh, alcuni potrebbero pensare, è fesso questo che ha perso tempo tutto a fare tutte quante queste cose, ma la maggior parte di chi ti ha visto avrà un pensiero nella sua testa. È stato gentile, gentile. Ma che cosa vuol dire gentile? La parola italiana è particolare, perché gentili è una parola che deriva dal latino. Allora, che cosa significa? Gentile significa far passare le persone davanti al supermercato? Trattare bene i gattini, gli animali? Non arrabbiarsi mai? Cos'altro significa gentile? Gentile, dicevo, è la parola che deriva dal latino e viene dalla cultura romana e significava gentile ciò che appartiene a gens, gentis. Gentis nel senso di gente, inteso come famiglia. Quello che appartiene a una famiglia particolare, pensavano i romani, una famiglia di cui si può tracciare la storia nel passato, vedere tutte le persone che ci sono state nel passato importanti, le posizioni che hanno avuto di potere, i generali, i comandanti, all'epoca nostra sarebbero gli assessori, i sindaci, tutte queste cose, e narrare le gesta nobili di queste persone. Questo era quello che riguardava l'essere gentile. Allora, a Roma la nobiltà, i nobili erano gli unici che avevano questo privilegio di poter tracciare il loro passato, perché c'era scritto, erano rimasti nei libri, erano citati dagli scrittori dell'epoca. Per tutti gli altri questo non era possibile, tutto il resto, tutti gli altri erano vulgus, ovvero il popolo, senza nessuna storia e senza nessuna nobiltà. Allora, per questo ciò che apparteneva alle gens, gentis, alle famiglie, era gentile. E quello che apparteneva a vulgus era volgare. Allora, col tempo, volgare divenne sinonimo di brutto e rozzo e gentile di qualcosa di bello e delicato. Vedete l'origine di come è questa parola? Gentile è diventato qualcosa che è bello e delicato, che riguarda la storia, il passato. Volgare a chi non ha nessuna storia. Però un'attenzione. La parola gentile viene mai usata nel Nuovo Testamento, anche nell'Antico Testamento?
Sì, ma per indicare una cosa completamente differente. I gentili nel Nuovo Testamento erano coloro che non appartenevano al popolo di Dio. Nell'Antico, nel Nuovo Testamento ci sono due parole che rassomigliano e hanno quel significato, e sono queste. La prima è, la vediamo in Prima Corinzi, al capitolo 13, versetto 4, l'amore è paziente e benevolo. Benevolo è kreteustomai, che significa dimostrarsi utile. L'altra parola che fa riferimento proprio al libro di Filippesi è questa qua. La vostra mansuetudine, dice Filippesi 4, versetto 5, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. La parola è fermo che lo pronuncio bene, epieches, o epieches, c'è un accento, dovrebbe essere epieches. A seconda della Bibbia che voi usate, quel epieches può essere tradotto in molte maniere differenti, mai in gentile. È tradotto in italiano con mansuetudine, mitezza, ragionevolezza, affabilità, modestia, bontà, amabilità. In realtà, epieches è composto da due parole: epi, che significa sopra, davanti, e eiko, che significa dare la precedenza, lasciare il posto. Vedete, ricordate l'esempio che abbiamo fatto del carrello del mercato? Paolo direbbe di te, se hai agito in quella maniera, che sei stato epieches, che hai fatto passare davanti, che hai dato la precedenza, hai lasciato il tuo posto a quell'altro. Allora, lo scopo dell'essere gentili è sia kretustomai, come abbiamo visto prima, rendersi utili agli altri, sia epieches, per cui lasciare il posto agli altri. Come credenti dobbiamo essere utili e dobbiamo lasciare il posto agli altri. Lo scopo di essere gentili è tutto questo, ma la gentilezza è molto più di questo. Non so se avete visto ultimamente qualche talk show o qualche dibattito con qualche politico. Direste che le persone erano gentili l'uno con l'altro vedendo qualche talk show domenicale o qualche dibattito di qualche politico. Ultimamente ne abbiamo visti molti per via dell'elezione del Presidente della Repubblica. La realtà dei fatti è che è molto più facile irritarsi ed essere irritati e irritanti piuttosto che essere gentili l'un l'altro. Immaginatevi che so io, un programma di quelli della D'Urso o altri che escono fuori la domenica o anche negli altri giorni, se le persone fossero gentili e si dessero ragione l'uno con l'altro, secondo voi sarebbero seguiti? Difficilmente. Le liti sono proprio provocate perché è interessante, fa audience quando le persone litigano. E questa è la mentalità del mondo, che tu non devi essere gentile, tu devi importi sugli altri. Tu non devi essere epieches, far passare gli altri, ma tu devi essere in positivo. A seconda del carattere che abbiamo e a seconda della vita che abbiamo avuto, saremo più propensi o propense, più o meno propensi o propense ad essere gentili invece che essere scontrosi e irascibili. Questo dipende dal carattere personale. Io ho dovuto e sto ancora lavorando a 60 anni sul mio carattere, perché io sono uno che non è epieches. Nella vita normale, nella vita senza Cristo, io ero tutt'altro che uno che faceva posto all'altro, e ancora ci sto lavorando, perché tutte le volte devo ricordare che l'altro deve passare davanti a me, secondo Cristo. Ora, indipendentemente dal carattere più o meno morbido, come credenti dovremmo renderci utili e dovremmo far passare il posto all'altro, non perché lo dico io, ma perché lo dice la parola di Dio. Paolo, no, lascia quella, Matteo. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, a tutti gli uomini. Paolo dice che tutti dovrebbero sapere, tutti quanti dovrebbero sapere, che siamo quelli che cedono il passo agli altri, che siamo quelli che si rendono utili agli altri, che si dimostrano utili, che agiscono a favore di chi incontriamo nella vita. A tutti,
non soltanto a una categoria. Allora, esiste nella Bibbia una Bibbia in inglese che si chiama Amplified, amplificata, dove è una Bibbia molto particolare, che quando una parola può avere più significati, li mette tutti quanti. Per cui, se esistesse, non esiste in italiano, se esistesse una Bibbia amplificata in italiano, il versetto che abbiamo letto sarebbe scritto in questa maniera: che la vostra mansuetudine, mitezza, ragionevolezza, affabilità, modestia, bontà, amabilità sia evidente a tutti. Quanto ti ci ritrovi di tutte le cose che abbiamo visto? Quanto sei mansueto, mite, ragionevole, affabile, modesto o modesta, buono, buona, amabile verso gli altri? Allora, Paolo stava dicendo questa cosa, vi ricordate come stava messo Paolo, vero? Non è che stava messo bene, Paolo era in prigione, e non era attenzione, non era in prigione perché predicava Cristo, ma era in prigione perché si erano coalizzati dei nemici che facevano parte del suo popolo, erano ebrei, perché avevano detto ai romani: guarda che questo è un sobillatore, questo è uno che fa casino e che vorrebbe e vorrebbe andare contro l'imperatore, e lo incompavano di creare dissenso all'interno di Roma. Per cui Paolo, secondo gli ebrei, è un traditore, perché sta tradendo l'imperatore. Paolo è incarcerato per mano della sua stessa gente, non dei romani, ma degli ebrei. Ma la situazione che c'aveva con la chiesa di Filippi non era che era migliore, perché lui era distante da Filippi, ma all'interno della chiesa di Filippi, nella congregazione di Filippi, nella chiesa che lui aveva fondato, c'erano persone che andavano dicendo: guardate che quello che dice Paolo sono tutte stupidaggini, non lasciatelo perdere, quel vecchio rincoglionito, non gli date peso. E dicono che ampiamente i suoi insegnamenti sono da non tener conto. Allora, mettetevi nelle condizioni di Paolo, imprigionato dal suo stesso popolo e trattato come un impostore dalla chiesa che ha fondato, dalle persone che lui ha messo in carica. Allora, quanti di noi non sarebbero stati impazienti? Impazienti, scontrosi o irascibili verso le persone che provavano tutto questo? Paolo avrebbe tutta avuto le ragioni di esserlo. E invece no, Paolo ordina ai filippesi di far sì che la gentilezza loro sia vista da tutti quanti, non solo dai cristiani, ma anzi, soprattutto, da coloro con cui vengono in contatto fuori dalla chiesa di Filippi. Allora, ma cosa sta realmente dicendo Paolo dicendogli di essere mansueti? Dice: siate mansueti, affabili, miti, eccetera. Il modo migliore per sapere cosa significasse, cosa volesse dire essere mansueto secondo Paolo, è andare a vedere nella Bibbia, nel Vangelo, il modo in come si estrinseca la mansuetudine in persone che sono importanti. E chi più importante di Gesù? Vogliamo vedere come è stato mansueto Gesù? Non so se vi ricordate che all'inizio del suo ministero, questo è raccontato nel Vangelo di Luca, Gesù è andato nel deserto per 40 giorni senza mangiare e senza bere, e è arrivato Satana a tentarlo. Ora, ricordiamoci bene che questo Gesù Cristo che sta nel deserto è Dio. Questo è Dio, eh? Quando furono stesi i cieli, Gesù era lì. Quando Satana è stato cacciato dal paradiso, è stato mandato giù dal cielo, Gesù era lì. Allora, tutto il potere di Gesù era nelle sue mani e ancora nelle sue mani. Questo è il Gesù che Satana va a confrontare nel deserto. E Satana, questo Gesù, a colui che ha creato il mondo, che ha steso i cieli, che ha buttato Satana dalla finestra del paradiso, adesso gli va a dire: se tu ti prostri e mi adori, ti darò tutte le nazioni. Non trovate che sia un pochetto irritante? È soltanto un pochino irritante. Riuscite a immaginare cosa avremmo consegnato? Immaginatevi per un momento, soltanto per un momento, che voi avete le stesse potenzialità di Gesù. Difficile, ma fatevi conto che cosa avremmo consegnato a
Satana. Volete che vi faccia qualche esempio? Meglio di no, che c'è la diretta, eh? Come agì Gesù? Leggiamolo, Luca 4, versetto da 3 a 13. Dice così: il diavolo gli disse, se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse, ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi la voglio. Se dunque ti prosti ad adorarmi, sarà tua. Gesù gli rispose, sta scritto, adora il Signore, il tuo Dio, e a Lui solo rendi il tuo culto. Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati qui, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli e a tuo riguardo di proteggerti. E essi ti porteranno sulle sue mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli disse, è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino al momento opportuno. Allora, notate, Gesù non è stato una persona particolarmente che ha parlato sempre nello stesso maniera monocroma. Gesù usava la voce. Vi ricordate che ha fatto nel Tempio, sì? Ha scacciato i mercanti, ha urlato. Più di una volta dice che Gesù ha gridato. Qui non c'è scritto che grida, Gesù è calmissimo. E come fa a controbattere, a mostrarsi mansueto davanti alle provocazioni di Satana? Sta scritto, è stato detto, usa ogni volta la parola di Dio. Ma che cos'è la gentilezza secondo Gesù? È non reagire a molla. Non digli, Satana, vattene, scaccia, vattene da me. Anche quando siamo al sicuri, al 100% di essere nel giusto. Gesù sarà stato sicuro al 100% di essere nel giusto? Potrebbe aver scacciato Satana e non avergli risposto? No, lui si è fermato e ha risposto a Satana, alle provocazioni di Satana. La mansuetudine, secondo Gesù, è pensare biblicamente, ricordando la verità della parola di Dio, ma senza aggredire, soltanto mostrandola. Gesù era mansueto, ma questo non significa mica essere deboli. Che si dice, una delle bestie che si fa come esempio per la mansuetudine sono i bovini, perché sono mansueti, che fanno? Pascolano, stanno lì, mangiano un pochetto d'erba. Se ti avvicini non c'hanno grosse paure, li puoi carezzare. Diresti che un toro è debole? È mansueto. La mansuetudine è forza, potere, potenza in controllo. Il toro potrebbe ucciderti, ma non lo fa. Perché? Perché è mansueto. Tutta la sua potenza, a meno che non gli fai qualche cosa di sbagliato, la tieni in controllo, perché sa per certo che lui è più forte di te. Gesù era mansueto, Gesù era fermo sulla parola di Dio, Gesù possedeva tutta la potenza della parola di Dio, esattamente come te e come me. Noi abbiamo la stessa potenza di Gesù, uguale, perché la parola è la stessa. Noi abbiamo la potenzialità di essere mansueti, non essendo aggressivi, citando la parola di Dio. Ma la dobbiamo conoscere e la dobbiamo leggere. Un secondo esempio che mi è venuto in mente è Barnaba. Non so se vi ricordate, Barnaba e Paolo furono i primi missionari. A un certo punto la chiesa di Gerusalemme li riunirono, ci fu un fratello che disse, ok, io ho avuto una visione, voi siete quelli che andrete a proclamare l'Evangelo fuori da Gerusalemme. Paolo e Barnaba partirono, e assieme a Paolo e a Barnaba presero un uomo abbastanza giovane che si chiamava Giovanni detto Marco. Dopo che stavano un pochino, che erano stato un pochino insieme con Barnaba e Paolo, questo Giovanni detto Marco vide che
il mestiere da missionario era troppo pesante, non gli piaceva più di tanto, prese e di punto in bianco li lasciò. Paolo non la prese molto bene. E più tardi Paolo e Barnaba pianificarono un secondo viaggio missionario. Ecco come si svolse. Atti 15, dal versetto 36 al 41. Dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato già in Panfilia e che li aveva e che non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì raccomandando ai fratelli alla grazia del Signore, e percorse la Siria e la Cilicia rafforzando le chiese. Paolo e Barnaba non sono stati in questo caso amorevoli, gentili o mansueti, hanno litigato. Molto tempo dopo Paolo si pentirà dicendo: ah, che ho fatto quel giorno, se fossi stato soltanto mansueto con Barnaba le cose sarebbero andate in maniera differente. Ma il trattamento di Barnaba è gentile verso Marco, questo verso Giovanni detto Marco. Diede a Giovanni detto Marco una seconda possibilità. Aveva sbagliato la prima volta, ha detto vabbè, però un attimo, ha sbagliato, però riprendiamolo un attimo. Allora, sapete cosa sarà il frutto della mansuetudine di Barnaba? Il frutto della mansuetudine di Barnaba è un Vangelo, perché quel Giovanni detto Marco è quello che ha scritto il secondo Vangelo che avete nelle vostre Bibbie. Ora, se Barnaba non fosse stato mansueto, l'avesse scacciato, cosa sarebbero state? Avremmo avuto tre Vangeli probabilmente. Più tardi Paolo, che lo voleva cacciare all'epoca, disse questo a Timoteo. Seconda Timoteo 4, versetto 11, la seconda parte. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è stato molto utile nel ministero. Vedete, la mansuetudine di Barnaba ha riacchiappato Giovanni detto Marco, gli ha fatto scrivere un Vangelo e Marco è diventato utile, anzi molto utile al ministero di Paolo. Marco era una persona che potrebbe essere stata allontanata dal ministero, mandata via a causa dei suoi fallimenti e a causa dell'impazienza di Paolo. Fu la gentilezza di Barnaba a tenere Marco agganciato e che lo portò a un risultato completamente differente. Allora, l'essere gentile di Barnaba significa essere disposto ad accettare che non possiamo avere sempre tutto quanto in controllo e che ci saranno momenti in cui le persone non soddisfano le nostre aspettative. Significa che dobbiamo essere disposti a mettere via uno spirito che sia sempre critico e giudicante e sostituirlo con uno spirito che incoraggia le persone anche quando ci troviamo di fronte a un fallimento. Significa che dobbiamo essere disposti a apprezzare i doni e le prospettive e le idee, i contributi degli altri, anche quando quei contributi non sono i nostri o sembrano diversi dai nostri o sono in contrasto con i nostri. Dobbiamo cercare di vedere il buono che c'è anche negli altri. Significa che dobbiamo essere disposti a riconoscere che il nostro modo e i nostri piani non sono sempre i migliori. Sì, qualche volta possono essere anche migliori, ma ce ne sono altri. E dobbiamo essere capaci di far fare alle persone i loro percorsi in maniera autonoma da quello che pensiamo noi. Infine significa che dobbiamo essere disposti a permetterci l'un l'altro di fare errori. Perché noi facciamo errori costantemente e non veniamo giudicati dal Signore. E quando diamo un incarico, un compito, dobbiamo riconoscere che anche se la perfezione che noi abbiamo in testa non arriverà e le persone ci possono deludere, dobbiamo ricordare che anche noi abbiamo deluso gli altri qualche volta. E questo significa essere mansueti. Gesù davanti al padre dell'errore, il diavolo, era stato fermo.
Barnaba, di fronte all'errore di Marco, non era stato fermo, era stato morbido. Ma vedete che la mansuetudine non è sempre essere fermi o essere morbidi. La mansuetudine è un misto delle due cose. Essere gentili non significa essere sempre fermi o sempre morbidi, ma applicare la grazia necessaria al momento. Ci sono momenti differenti, momenti in cui devi essere fermo e momenti in cui devi essere morbido. La gentilezza è la grazia in azione, e la grazia non si esplica soltanto in una maniera, ma la grazia è infinita, si esemplifica in centinaia, in migliaia di maniere differenti, a volte in maniere ferme e a volte in maniere morbide. Pensa a me e a te. Dio è stato gentile con noi due? È stato gentile? È gentile tuttora, nonostante te ed io lo irritiamo su base quotidiana. Io già sto pensando a un paio di cose che ho fatto questa mattina che il Signore non era contento. Infatti Dio ci permette di sbagliare, di peccare, e ci aiuta dolcemente ad andare avanti. Dio avrebbe potuto giustificatamente decidere di prendersi vendetta immediata, e ci avrebbe fulminato a tutti quanti. Perché? Perché continuiamo a sbagliare, punirci dei nostri peccati, ma sapeva che questo ci avrebbe schiacciato e avrebbe interrotto per sempre il suo rapporto con noi. Sapeva che ci avrebbe allontanati da lui. Così Dio ha scelto una maniera diversa. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretenderebbero alcuno, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Vi ricordate, la settimana scorsa Gin, per chi c'era, ha parlato del cuore di Gesù e ha parlato della parabola di Zaccheo. Non la vediamo, che l'abbiamo vista la settimana scorsa. Quando Gesù, un Gesù, la scorsa settimana abbiamo visto un Gesù che incoraggia Zaccheo, anche se non è perfetto. Zaccheo è un esattore corrotto, è uno di quelli che leva i soldi ai poveri e qualche volta li manda in prigione. E gli dice: anche che sei imperfetto, tu fai parte della stirpe di Abramo, tu fai parte del popolo di Dio. Ora, Gesù poteva essere irritato con Zaccheo, quando Zaccheo sapeva che faceva andare le persone in carcere e gli levava al suo popolo, a chi aveva necessità, levava il da mangiare. Ma entrato in casa di Zaccheo, Gesù non urla, ma parla con mansuetudine. Sta dicendo a Zaccheo, e anche a tutti quanti quelli che erano lì, e anche a tutti quanti noi: vedete, voi siete in Cristo e dovete essere gentili gli uni con gli altri, nonostante che possiate essere irritati. Perché io con Zaccheo potrei essere irritato, ma sono stato gentile, sono mansueto. Facile, vero? Per Gesù è facile, ma nemmeno per Gesù era facile. Non era per Gesù, nemmeno per Gesù facile, perché Gesù, essendo Dio, odia il peccato, ma non odia il peccatore. Paolo sottolinea nel versetto di Filippesi che l'essere mansueti ha un... Mi dai la prossima, Matteo? Che ha un motivo e uno scopo. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Allora, sulla frase "il Signore è vicino" ci sono due linee di pensiero. Il primo, che è il più gettonato nei commentari che ho letto, è che il Signore è vicino nel senso che la sua venuta è vicina. Tra poco arriva Gesù, potrebbe arrivare in qualsiasi momento, per cui Gesù sta per tornare, lo vedremo faccia a faccia, datti una regolata, tra poco arriva il Signore. Perché mai ci dovrebbe rendere mansueti se arriva il Signore? Perché? Perché quando sappiamo che arriva Gesù, sappiamo che tutte quante le cose verranno messe a posto, no? Tutto quello che è sbagliato viene messo a posto, il male sarà punito. Ci sarà un giudizio giusto, la fedeltà di chi ha creduto in Dio sarà premiata e Dio loderà i suoi santi, per cui
siate mansueti perché tanto ci manca poco a vedere la giustizia. Paolo allora dice che non dobbiamo stressarci tanto perché l'equità arriverà a breve, arriva a breve. Il Signore è vicino, tutto ciò che nella vita provoca rabbia, frustrazione, irritazione verrà spazzato via. Non solo questo, significa che molti che si irritano su questa terra dovranno stare insieme per l'eternità con altre persone che si irritano sulla terra. Per cui vedete di darvi una calmata da subito, così sapete che dovete andare d'amore e d'accordo quando sarete lassù. Mostriamo gentilezza agli altri e dobbiamo dimostrare gentilezza verso gli altri che non sono ancora sulla via della eternità. Perché? Perché vogliamo che quelli che non sono sulla via dell'eternità possano venire con noi. Per cui datevi una regolata, il Signore sta per arrivare. Ma c'è un altro significato possibile, che non è meno importante, e io preferisco questo personalmente, preferisco questo. Il Signore è vicino nel senso che il Signore è vicino, sta camminando con te, è al nostro fianco nel tuo cammino. Tu c'hai proprio il Signore è vicino, non ti irritare, sii mansuete, perché tu c'hai il Signore vicino. Gesù è consapevole di come siamo, di come pensiamo, di come agiamo ed è interessato al fatto che come suoi ambasciatori nel mondo, perché noi siamo i suoi ambasciatori, dimostriamo agli altri che noi siamo suoi, di dove sta il nostro cuore, di come siamo diventati dopo aver conosciuto Lui. Gesù è vicino significa che vede come viviamo il nostro cammino di fede e significa che al nostro fianco vive sotto forma di Spirito di verità, il Consolatore, lo Spirito Santo. Gesù è vicino, c'è lo Spirito Santo a fianco per vivere quello che stai vivendo. Come puoi tu che sei stato trattato con tanta pazienza o trattata con tanta pazienza e dolcezza, come puoi non dimostrare agli altri la stessa medesima dolcezza e grazia con cui sei stato trattato tu? Come puoi tu, che sai che Dio aveva il diritto di spazzarti via, di essere irritato e di essere impaziente e brusco, ma non l'ha fatto, come puoi essere impaziente e brusco verso gli altri? A che la tua mansuetudine, mitezza, ragionevolezza, affabilità, modestia, bontà, amabilità sia evidente a tutti quanti e soprattutto a quelli che non appartengono a Cristo. Perché sono quelli che sta cercando Gesù, perché tu già sei suo, tu già sei sua. Gli altri devono vedere, devono essere attratti. In Cristo puoi essere una persona che ha un approccio così gentile alla vita, così affabile, che tutti intorno a te possono vedere la differenza che Cristo ha fatto nella tua vita. Vieni alla prossima, Matteo. Giovanni 13, 35. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. La dimostrazione negli effetti di essere mansueti, di avere un potere, una potenza in controllo, è che gli altri diranno: oh, ma quelli sono figli di Cristo, quelle sono figlie di Cristo. Il Signore è vicino. Quale delle due interpretazioni preferisci? Che Gesù sta per tornare o che Gesù sta a fianco tuo? Non c'è una risposta di quale è meglio, perché tutte e due sono positive e sono importanti. Il significato può variare, il significato del versetto può variare, l'obiettivo no, l'obiettivo è sempre lo stesso. Il fine della mansuetudine, dell'essere gentili, è testimoniare di un Dio così grande, così innamorato, così pieno di grazia e di compassione, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora, vivi così e sarai un testimone potente dello Spirito di Gesù. Vivi così e brillerai come un faro, la tua vita brillerà come un faro in un mondo dove l'irritazione, l'impazienza, l'insofferenza e la vendetta sono una norma.
basta che accendi il televisore. Ed è l'ultimo, Matteo. Vivi così e brillerai come un faro. Matteo 5,16. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore di aver usato compassione e mansuetudine verso di noi, di aver usato ragionevolezza, mitezza, affabilità, bontà verso di noi. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio essere mansueto, voglio essere mansueta. Voglio avere la tua potenza ma in controllo. Voglio che la mia vita abbia la potenza della tua parola, così che io possa essere mansueto, possa essere mansueta, possa essere mite, possa essere ragionevole, possa essere affabile, possa essere modesto e modesta, possa essere buona e amabile. E perché questo sia evidente a tutti quanti, perché io voglio testimoniare di te, Signore Gesù. Io voglio testimoniare di quanto sono cambiato, di quanto sono cambiata. Tutte queste cose le voglio fare perché io voglio essere un tuo testimone, una tua testimone. Perché voglio che gli altri conoscano che sono stato amato, sono stata amata di un amore eccezionale ed estremo. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.